Ciao, ciao ragazzi, oggi sono solo in casa. Purtroppo quando c'è di mezzo la salute dei figli e della famiglia, tutto passa in secondo piano. Nulla di irreparabile. Mi tiro un po' su di morale preparandomi una bella pizza messicana. Eh sì, ragazzi. Oddio, imparerò prima o poi a fare anche la base. Ma adesso guardate un po'. Op, stendiamo la base. Vamos. Stendiamo la base. Salsa Mutti, quanto basta? Spandiamo faccio vedere. Spandiamo con un cucchiaio o con un mestolo, come volete voi. Spandiamo per tutta la superficie della pizza, chiaramente a seconda dei gusti. A me piace con poco sugo. Con poco sugo, sinceramente, piace la pizza. Eccoci qua. E voilà. E voilà, a lavare tu, vamos. Adesso apriamo la mozzarella. Apriamo la mozzarella. Apriamo la mozzarella. Montronella, perché io faccio mangiare i miei paesani, o quasi paesani di Andria. Ecco qua. Spremiamo la mozzarella tra le mani, in modo da buttare tutta l'acqua. Adesso in modo uniforme la spandiamo per tutta la pizza. Guardate un po', con le mani si spande in modo uniforme per tutta la pizza. Raga, purtroppo in certi momenti della vita bisogna sapersi arrangiare. Bisogna sapersi arrangiare. In modo tale da non pesare troppo sulla famiglia. Asciughiamo, abbiamo messo la mozzarella. Abbiamo messo la mozzarella. Il sugo l'abbiamo messo. Questo non serve più. Allora, oggi abbiamo detto mi preparo una bella messicana. Una bella messicana. Vamos. Per i miei amici pizzaioli, prima o poi imparerò a fare la base e vi farò tremare. Ok. 4 fette di scamorza rigorosamente affumicata. E one, e two. 3 and 4. Anzi, facciamo così che è meglio. Spandiamolo in modo più uniforme. Vamos, vamos, vamos. Vamos, compañeros della pizza. Raga, oggi mi gira così. Ma che cosa dobbiamo fare? Ok. E poi 4 belle fettine di ventricina alias salame piccante. E one, e two. E 3. Ecco qua. Ecco qua, tutto pronto, tutto ovviamente nella raccolta plastica, perché bisogna essere civili. Ragazzi, la mia pizza è pronta, il forno è caldo. Allora, nel mentre si cuoce la pizza, vi parlerò delle partite di ieri. 1, 2 and 3, vamos. Fra 8 minuti si mangia una buona pizza. Allora, come vi ho già detto, cause di forza maggiore, sì, ho seguito, ma per cause di forza maggiore non sono stato molto attento. Io avevo fatto dei pronostici sulla Champions League. Uno ci ho preso, anzi, sulla Roma ci ho preso. La Roma passerà tranquillamente il turno. Anzi, alla Roma rimprovero il primo tempo un po' timido. Comunque sia, la Roma è nettamente superiore al Porto. Veramente sarebbe un peccato, oltre che una beffa. Oltre che un peccato, una beffa, sarebbe allarmante se la Roma si facesse eliminare da questo Porto. È vero che aveva delle assenze, ma anche la Roma, non è che al massimo la Roma. Sia chiaro, a parità, per quello che ho potuto vedere, a parità di formazione, la Roma è non di poco superiore, è di una categoria superiore al Porto, diciamo. Chi mi ha deluso? Io avevo pronosticato
l'eliminazione del Paris Saint-Germain, perché io non rinnego, io avevo pronosticato l'eliminazione del Paris Saint-Germain contro il Manchester United. Un Manchester United che francamente mi ha deluso. Veniva da una striscia positiva di 10-11 vittorie, un pareggio, una cosa del genere. Una striscia positiva non indifferente. E li vedevo belli carichi nella fronte di questo ottavo. Tra l'altro al Paris Saint-Germain mancavano Cavani e Neymar. E hanno preso gol, il primo su un calcio d'angolo, una dormita colossale di Matic, che si è perso Kimpembe o come cacchio si chiama lui. Secondo, un contropiede, il migliore in campo, quello che è stato il migliore in campo, anche il Di Maria, che per me è il migliore di quelli che ha il Paris Saint-Germain. E gol di questo Mbappé, che raga, 20 anni questo qua... Oddio, io tecnicamente non lo vedo un fenomeno. In che senso? No, non dico che sia scarso, anzi, tutt'altro. Sinceramente... qualcuno l'ha paragonato a Ronaldo il fenomeno, Ronaldo che giocò nell'Inter. Francamente io penso che Ronaldo sia molto 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 superiore a Mbappé, Ronaldo il fenomeno. C'è chi lo ha paragonato ad Henry, ma secondo me anche Henry gli era superiore. E questo ragazzo ha una potenza fisica spropositata. Sinceramente faccio fatica a paragonarlo con un calciatore del passato, alla sua età già ha vinto un mondiale, praticamente passeggia nella Ligue 1, passeggia. Il vero Mbappé lo voglio vedere, sono convinto che prima o poi ce lo vedrò, in Premier League o in un Real Madrid o Barcellona, lì vorrei vedere il vero Mbappé. Vorrei vedere se è all'altezza dei grandi di questi club passati, specialmente le due spagnole. Niente, ho sbagliato pronostico. Il Manchester mi ha molto deluso, mi aspettavo molto di più. Che sulla carta il Paris Saint-Germain sia superiore, questo è evidente a tutti. Certo, Lukaku non è neanche la scarpa sinistra di Cavani, mettiamola così. Martial non è Neymar. Rashford non è Di Maria o Cavani o Mbappé, però raga, mi aspettavo molto di più dal Manchester, che mi ha deluso. Certo, sarà a questo punto Pogba, tra l'altro, è espulso. Pogba, ho saputo che è stato espulso, già alcuni interisti danno ragione a Mourinho, ma evidentemente questi interisti non seguono la Premier League. Non buttatela neanche sulla caratura internazionale, perché Pogba ha alzato la Coppa del Mondo, della famosa Inter del triplete, in quanti possono dire tanto? Il solo Lucio, basta. Quindi è inutile che sia, che vada incontro a determinate amnesie. Pogba è vero, dall'ultimo anno dalla Juventus, secondo me la Juve fece un affare a venderselo all'epoca. Anche se, perché tatticamente è un anarchico, è fortissimo, ma è un anarchico Pogba. Ed anarchico ha reso ben poco. Niente, è ancora presto per la pizza, fammi dare un'occhiata. Ah. Stasera mi sa che c'è Ajax-Real Madrid, quello è sicuro, mi sa Tottenham-Borussia Dortmund. Allora, io, è vero, ho sbagliato il pronostico del Paris Saint-Germain, ma io non mi tiro indietro. Io continuo a ritenere che Real Madrid andrà ancora una volta in semifinale. Quindi oggi l'Ajax, se fa un pareggio con gol è già grasso che cola, ma secondo me io vedo un 3-1 a Real Madrid ad Amsterdam. Su Tottenham, Borussia Dortmund, avrei voluto vederla col Tottenham al completo. La butto lì, purtroppo mancano Kane e Dele Alli, a centrocampo sono anche abbastanza rabberciati, la butto lì, vince il Borussia 1-0, poi chiaramente al ritorno, anche se così dovesse essere il punteggio, al ritorno con Kane e Dele Alli in campo sarà tutta un'altra musica. Io oggi prevedo un 1-0 Dortmund.
a Londra. E niente, poi chiaramente giovedì sarà l'Europa, sarà la volta degli italiani in Europa League. Io dico che a parte la Lazio che affronta il Siviglia, oddio, la Lazio ha qua molti acciaccati, ma è una squadra in ripresa, a differenza del Siviglia che ultimamente sta perdendo qualche colpo, anche se ha recuperato una partita in 10 domenica. Però l'Eibar lascia il tempo che trova, francamente. Ultimamente Siviglia ha perso terreno in Liga, André Silva dopo quel grande inizio di stagione non segna più. Non lo so, molto dipende dalla gara d'andata, perché se la Lazio riesce a vincere, se la Lazio, perché lì sarà una corrida, se la Lazio riesce a battere, il punteggio perfetto sarebbe un 2-0. Ma almeno non subire gol la Lazio, deve provare almeno a non subire gol, perché là sarà durissima. E che là ci sono 50.000 spettatori che ti urlano dietro, e ce l'hai qua, praticamente a un metro dal campo. È dura. Non dovrebbero francamente aver problemi, specialmente il Napoli, anche se lo Zurigo si è qualificato un punto solo, un punto o tre punti dietro il Bayer Leverkusen, ora non ricordo. Ma non dovrebbe avere problemi, francamente. Se la prendono sul serio, cioè vincono sia lì che a Napoli, se la prendono sul serio, ed è questo il dilemma del Napoli, prenderla sul serio, altrimenti finisce con 0 titoli anche quest'anno. Ma non credo che quest'anno la snobberanno, perché c'è Ancelotti in panchina, Ancelotti non è allenatore da snobbare le competizioni europee, quindi lo sfanculerebbe per direttissima De Laurentiis, se così gli fosse imposto. Resta da vedere l'Inter sulla carta dovrebbe fare un sol boccone del Rapid Vienna. L'Inter però sì, è vero, ha vinto a Parma, ha fatto un bel secondo tempo, però c'è una situazione nello spogliatoio dell'Inter a dir poco esplosiva. Qualcosa bolle in pentola, e mi riferisco al signor Mauro Icardi. Se abbasserà la testa e remerà per la squadra, o se spaccherà definitivamente quel fuoco di spogliatoio che è rimasto unito. Certo che mai come questa volta, molto dipenderà anche da Nainggolan. Vediamo se torna almeno la metà del vero Nainggolan. Il Rapid Vienna si è qualificato dalle nostre parti, dice, per l'opera dello Spirito Santo, cioè si è qualificato davanti a, dietro al Villarreal e davanti al Rangers di Glasgow, sì, che sono, quest'anno sono tornati a un certo livello nelle competizioni europee dopo il fallimento, e lo Spartak Mosca. Oddio, hanno costruito in casa la loro qualificazione. Sinceramente vedo l'Inter strafavorita, a meno di un classico, del classico suicidio interista, che ci starebbe pure, e non sarebbe la prima volta un suicidio interista, ma al di là di questo vedo un'Inter nettamente favorita. Raga, la pizza è quasi pronta, tra poco ve la faccio vedere. Poi là, ci siamo. Ragazzi, la pizza è pronta. La mia messicana è pronta. Raga, più che augurarvi buon appetito non posso fare. Iscrivetevi al canale, pollice in su. Ciao. E speriamo che Dio ce la mandi buona per tutto il resto. Ciao ragazzi.